8 e 26 e 15 secondi in questo momento. Buongiorno e benvenuti all'edizione flash del TG 2000. A quasi sei mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, Kiev continua ad arrivare gli aiuti dell'Occidente. Il Pentagono ha annunciato l'invio di nuove armi per $1 miliardi. Intanto la Russia sta bruciando il gas in eccesso che non esporta nei paesi europei, secondo quanto risulta da immagini satellitari della NASA. La Cina sta usando le esercitazioni aeree e marittime intorno a Taiwan per preparare l'invasione dell'isola e per cambiare lo status quo nella regione dell'Asia Pacifico. È quanto ha detto il ministro degli esteri dei Taipei, Joseph Wu, secondo cui Pechino ha usato le esercitazioni e il suo manuale militare per prepararsi all'invasione di Taiwan. Entrerà in vigore oggi il regolamento dell'Unione Europea per la riduzione dei consumi di gas, sul quale il Consiglio Affari Energia ha trovato l'intesa politica lo scorso 26 di luglio. Gli Stati membri sono chiamati ad una riduzione volontaria del 15% dei consumi di gas. In Italia la riduzione sarà del 7%. L'FBI ha eseguito un mandato di perquisizione presso il resort di Donald Trump in Florida e portato via scatole piene di documenti. Gli agenti hanno mostrato un mandato di perquisizione al giudice nell'ambito di un'indagine sul trattamento dei documenti presidenziali, compresi alcuni riservati che Trump avrebbe potuto conservare nella sua casa in Florida. Torniamo in Italia, parliamo di politica. Prende forma l'alleanza di centro-sinistra. Letta ha ufficializzato l'intesa tra il Partito Democratico, Sinistra Italiana e Verdi. Intanto dal centrodestra Berlusconi annuncia che con Forza Italia al governo ci sarà una flat tax al 23% per tutti, famiglie e imprese, annunciate le parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Un programma di innovazione didattica per avere lezioni più interattive, studentesse e studenti più coinvolti. È il piano Scuola 4.0, uno stanziamento di 2,1 miliardi di euro per trasformare 100.000 classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro negli istituti scolastici del secondo ciclo. Ora parliamo dell'emergenza Covid, perché il virus continua a circolare. Sono oltre 11.000 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.052, cioè 126 in più rispetto a ieri. E non si ferma l'ondata di maltempo in Italia. Oggi allerta meteo gialla per rischio temporali al centro-sud. La protezione civile ha informato sul rischio idrogeologico in 11 regioni, tra cui Campania, Calabria e Lazio. E non si placano gli incendi nel Savonese. Ieri per tutto il giorno i Canadair hanno volato per spegnere le fiamme. I comuni più colpiti sono quelli dell'entroterra di Albenga. Oggi giornata di tregua, ma la protezione civile non abbassa la guardia. Un dodicenne è stato travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta la notte scorsa alla periferia di Milano. Il pirata della strada non si è fermato a soccorrerlo. Immediate le indagini della polizia locale del capoluogo lombardo. Un altro omicidio a Civitanova Marche, stavolta è stato ucciso un giovane tunisino di 30 anni e letale è il colpo di coltello che lo ha raggiunto. È successo intorno alle 22 di ieri sera. Ad accertare le cause, forse un regolamento di conti. E al via Torino la sperimentazione delle prime navette a guida autonoma. 3 settimane di collaudo anticiperanno le corse con i passeggeri sulle strade cittadine. Il primo tratto riguarda il percorso circolare tra via Ventimiglia e via Genova. È morta Olivia Newton-John, indimenticabile Sandy nel film Grease con John Travolta. L'attrice e cantante americana aveva 73 anni ed ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro. Ieri l'annuncio del marito su Instagram. Marcel Jacobs torna a sorridere. Ieri anche l'ultima risonanza ha confermato il riassorbimento della lesione alla coscia destra. Dunque una buona notizia sulla strada dell'atleta azzurro verso gli europei. Ed è tutto dunque per questa edizione. Ci rivediamo alle 12. Buona giornata a tutti. A più tardi.